Con la filea ho condiviso uno dei momenti forse di maggiore crisi del settore, in una congiuntura che era la crisi internazionale, ma era anche un periodo strano per il nostro paese. Eravamo poco dopo il terremoto dell'Aquila, quindi in teoria in un momento in cui sarebbe dovuto attuare molte politiche di qualità della ricostruzione, di efficacia della ricostruzione, invece non vennero i segnali necessari. Mentre la Fillea si caratterizzò per essere l'organizzazione che vedeva il futuro, aveva la capacità di individuare la necessità di innovare, qualificare, dotare di tecnologie un settore che invece veniva letto solo come settore tradizionale e farlo attraverso il lavoro, attraverso il cantiere sicuro, il cantiere come luogo in cui tutti avessero tutela contrattuale, ma una tutela contrattuale che guardava innanzitutto alla sicurezza, alla salute, alla certezza del lavorare in condizioni positive. Fu una stagione molto intensa che poi ha preparato invece una stagione di maggiore lavoro come quella che si comincia a vedere che è autorizzata, diciamo, dagli investimenti del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza, che però risottolinea la necessità del lavoro sicuro, della salute, della qualità, dell'innovazione tecnologica. E nell'augurare buona festa, queste norme che riguardano il PNRR sono anche l'occasione per fare della fillea una categoria meno maschile, con più lavoratrici che rispondano alla clausola di genere.